And we skip to the good part. You've arrived at your destination. Fa liga, ma fa gai, le lo, lago lago, la tatu, galuega. E voi veramente vi chiederete cosa vuol dire sta roba? Vuol dire iscrivetevi, attivate la campanellina, supportate il nostro lavoro in samoano! Addirittura, siamo al samoano. Beh, salutiamo tutti i nostri fan delle isole Samoa. Guardi lei, ormai le sue risorse sono infinite, infinite. E questa cosa è molto molto preoccupante da questo sì, punto sì, di infatti, vista. Beh, De Agostini che fa un baffo con tutte le lingue che ha sciorinato nel corso di tutta la... di tutte le trasmissioni sin qui condotte. Ragazzi, De Agostini può chiudere domani mattina con i suoi corsi di lingue. Li aspetto al varco. Appunto. Ho capito, non li fanno più perché sanno che c'è qualcuno che li supera. E ormai li ho mandati al ritiro. Ma signori, come stavo dicendo in precedenza, rieccoci ancora una volta qua, ma soprattutto eccoci a Parigi, signori. Perché sono iniziate le Olimpiadi e quindi è il momento di una nuova mirabolante ed entusiasmante puntata del programma amato da grandi, piccini, animali, piante, il programma preferito da tutta la galassia. Aio! Parliamo naturalmente di Volley Click! Volley Click, un programma sponsorizzato dalla FIPAV. Viva la FIPAV! Ah, sì, certo. Le sue doti canone, vedo che... slogan un po' istituzionale, visto sì, l'appuntamento. Ma naturalmente, con me, come in ogni puntata di Volley Click, c'è Shiro Takigawa, a.k.a. Yuji dal contrario, a.k.a. il cordiale gufo, e che gli è il dottor aggiustatutto, artigiano della qualità, facchino di whylivery.com, impiegato del mese di luglio di Tigotà, protettore di Pino il gatto filippino, Mimosa la gatta dell'acqua cetosa e Gigigno il gatto d'Umara Canasigno, oltre ad essere la parte portante della nazionale sia maschile che femminile di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024, il dottor Cristian Buttazzoni. Io faccio il raccattapalle. Per cortesia, che l'abbiamo vista col cellulare durante le nostre dirette, che dava indicazioni. Abbiamo le prove. Se andate a vedere Italia-Brasile, vedete il dottor Buttazzoni col cellulare che dà indicazioni a De Giorgi per la partita. Ma lei cosa si sta inventando? Non mi sto inventando niente, ci sono le prove questa volta. Io non sarò José Altafini, ma lei non la racconta giusta. Ah no, io non la racconto giusta, certo. Io sono lì che ho i contatti con Velasco, De Giorgi, come se niente fosse, no? Sì. Ma di che. Comunque siamo qua perché, ecco, come abbiamo detto, le Olimpiadi sono finalmente iniziate e sono iniziate comunque abbastanza bene per quello che riguarda le nazionali italiane. E qui, insomma, direi che per essere, diciamo, la prima partita del girone per tutte e due le squadre non è andata assolutamente male, anche perché, come detto, dobbiamo di fatto registrare le due i due, diciamo, successi delle due squadre nazionali contro
la Repubblica Dominicana per quello che riguarda le donne e il Brasile per quello che riguarda i maschietti, e quindi insomma direi che hanno già iniziato il loro percorso verso appunto quella che poi dovrebbe essere la fase di eliminazione diretta, anche perché come detto quindi l'ospedale azzurro ce la sta facendo, signori, ce la stiamo facendo. Sì, l'ospedale azzurro inizia a fare. Naturalmente per quanto riguarda il debutto, poi la strada è ancora bella lunga e tortuosa. Nonostante infortuni e quant'altro, sembra che appunto le nazionali italiane stiano reggendo il ritmo, almeno fino a questo momento, anche perché anche le altre nazionali sembra che abbiano qualche infortunio di troppo, per cui direi che, tant'è vero che per esempio la Turchia è dovuta ricorrere praticamente a un cambio dell'ultima ora, e quindi voglio dire, non c'è, diciamo che, ecco, non c'è niente di cui lamentarsi, ecco. Alla fine, almeno fino adesso, la nazionale italiana sembra che stia comunque reggendo il colpo e che stia, diciamo, in qualche modo proseguendo iniziando il percorso, diciamo, nel miglior modo possibile, comunque, con due vittorie, come detto. Una contro, per quello che riguarda le donne, contro la Repubblica Dominicana, e forse quella non era tanto, era un po' nelle previsioni, non è tanto una sorpresa, mentre invece quella che è stata forse, diciamo per certi versi, una sorpresa un po' grossa, è stata la vittoria della nazionale maschile contro Brasile, che diciamo ci ha dato una bella boccata d'ossigeno in vista di quello che sarà, come detto, il percorso verso una fase di eliminazione diretta. Tutto questo poi anche per capire quello che è poi il meccanismo, anche perché, come detto, sono tre gironi da quattro squadre e dovrebbero qualificarsi le tre prime sicuramente, e la migliore delle seconde dovrebbe andare appunto da quelli che sono i punteggi, le classifiche e quant'altro, dovrebbero andare a comporre la prima parte del tabellone di quelli. Le altre ovviamente saranno le altre tre seconde le due migliori terze, anche le altre due seconde, pardon, perché in giro mi sono tre, le altre due seconde e le due migliori terze. Per cui insomma direi che tutto questo potrebbe stare a significare che se appunto le due nazionali, ma soprattutto quella maschile, dovesse comunque trovarsi in una posizione buona per quello che riguarda la qualificazione, certamente ai quarti di finale dovrebbe, ma il condizionale è l'obbligo, incontrare un avversario abbastanza abbordabile. E quindi non diciamo niente, ma se così dovesse essere, questo potrebbe essere, ma io con tutte le parentesi, le scaramanzie del caso, ma tutto questo potrebbe portarci quasi sicuramente, con buone probabilità, in semifinale. E quindi, vabbè, ripeto, non lo mettiamo lì con tutte le scaramanzie del caso e con tutti
condurre il caso, anche perché, come detto, la fase gironi deve ancora essere completata, per cui, e poi ci dobbiamo comunque giocare il quarto di finale prima di arrivare lì. Però la previsione potrebbe essere quella. Diciamo che poi invece per la nazionale femminile il discorso potrebbe essere un po' lo stesso, anche se l'avversario, diciamo, tra virgolette duro, non lo ha ancora incontrato, e questo avversario, tra virgolette duro, è niente meno che la Turchia, che abbiamo già affrontato in Nation League, l'abbiamo già battuta, ok, benissimo. Però anche la Repubblica Dominicana, che avevamo battuto sonoramente in Nations League, è già dato qualche difficoltà nella partita che si è giocata, registriamo domenica, che si è giocata stamattina. Alle 9, ricordiamo. E quindi voglio dire, il fatto che anche quella poteva sembrare una partita abbordabile, in realtà qualche insidia l'ha nascosta, e nelle dichiarazioni di Velasco post partita questa cosa diciamo che si è fatta sentire, perché comunque lui ha ribadito il fatto che nessuna, per lui l'Italia non è, lui non vuole sentir parlare dell'Italia favorita o comunque tra le favorite, vuole continuare a lavorare come giusto che sia, e questo set che è stato perso contro la Repubblica Dominicana è stato un po' una sveglia, ecco, per quello che riguarda la nazionale femminile, che poi ha chiuso appunto il match senza particolari problemi, però insomma, diciamo, nelle dichiarazioni del post partita di Velasco, comunque questa cosa rispetto al set perso si è fatta sentire, ecco, anche perché comunque ha detto è stata una sconfitta che ci ha fatto bene, anche perché, come dicevo prima, l'avversario ostico l'Italia non ha ancora incontrato, e quindi insomma direi che per quello che riguarda la nazionale appunto femminile, diciamo che l'insidie le dobbiamo ancora trovare, per cui adesso aspettiamo un po' quelle che sono le prossime partite, anche perché, vabbè, diciamo anche che di avversario ostico al momento ne ha uno, che è la Turchia, poi bisognerà vedere, ecco, come si va avanti, ecco, nel corso nel prosieguo, ecco, di questa rassegna olimpica. Adesso aspettiamo un po' come... Però parliamoci chiaro, l'importante era vincere al debutto, specialmente per il volley femminile, che aveva un impegno più agevole rispetto... Sì, beh certo, però effettivamente avendo un impegno un po' più agevole, questo, c'è anche questa considerazione da fare, che avendo un impegno più agevole all'inizio, inevitabilmente ti trovi poi gli ostacoli dopo, mentre invece forse per la nazionale maschile il fatto di trovarsi gli ostacoli già subito, beh, potrebbe essere paradossalmente un vantaggio, anche perché poi, come detto, per quello che riguarda il fatto di essersi trovati già ad affrontare il Brasile, adesso poi troveremo la Polonia, che sarà la terza squadra del girone,
che appunto ci troveremo di fronte, beh, insomma, direi che almeno per quello che riguarda la nazionale maschile sembra che, diciamo, vada un po' meglio, però non diciamo niente, perché come detto io ho già fatto una prima previsione, però ovviamente va presa un po' con le pinze, sono tutte previsioni, auspici e quant'altro, ma non diciamo niente, aspettiamo e vediamo quello che sarà il prosieguo del cammino per quello che riguarda le due nazionali. Ecco, questo è un po' il discorso, per cui adesso vediamo un po'. Allora, anche perché, come detto, stavamo dicendo che con tutta probabilità ci sono state due. Ci sono stati comunque anche degli altri risultati, ed insomma, e anche degli altri risultati un po' sorpresa, mi verrebbe da dire, visto che tanto per fare un esempio, c'è stata la gara tra la Francia e la Serbia per quello che riguarda il torneo maschile, e guarda un po', la Francia ha dovuto sudare sette camicie prima di battere la Serbia, visto che appunto è riuscita a appunto conquistare il risultato solo a tiebreak. Quindi insomma, nonostante il favore del pronostico, nonostante il fatto che giocassero praticamente in casa, beh, vuoi o non vuoi, questa cosa ha un po' fatto pensare, anche perché, come ho detto, non è un risultato, diciamo così, non è che la Serbia in passato ha comunque conquistato anche al maschile, ha conquistato dei buoni risultati, però è comunque un risultato abbastanza, diciamo, particolare e abbastanza significativo. E comunque il fatto che una nazionale come quella serba torni sugli scudi, fa piacere per il panorama internazionale, e i francesi forse ha fatto un po' meno piacere stavolta. Ecco. Poi dall'altra parte, se andiamo a vedere un po' tutti i risultati, la Slovenia ha battuto il Canada per 3-1, e quindi poi, insomma, questo è stato un po' il risultato del girone appunto della Francia. Poi dall'altra parte, ecco, nel nostro girone abbiamo la Polonia che ha battuto l'Egitto per 3-0. Quindi voglio dire, se proprio vogliamo fare i conti, sembra che al momento la prima del girone, anche per la questione dei set, la prima del girone dovrebbe essere la Polonia. Quindi anche qui stiamo a vedere come va la situazione, perché contano anche i set e contano anche praticamente i punti che vengono fatti. Nel caso di differenza, se valgono anche i punti. E poi nel terzo girone, lì c'è stata effettivamente la grossa sorpresa della giornata, perché il Giappone si è visto sbeffeggiare niente meno che dalla Germania, con una partita che finisce al tie-break i tedeschi poi alla fine si riscoprono per certi versi una nazionale che può ambire tra guardi altri. Invece nell'altra partita gli Stati Uniti hanno vinto per 3-0 contro l'Argentina, quindi anche qui un come si può dire un
un risultato, ecco, abbastanza netto per quello che riguarda la nazionale a stelle strisce. Mentre invece per quello che riguarda le donne, ecco qua, parlando di donne, parliamo di Polonia, guarda un po', la Polonia ha vinto anche lei per 3-1 contro il Giappone, quindi insomma la nazionale di Lavarini non ha avuto grossi patemi d'animo a battere comunque una delle nazionali che, ricordiamoci, il Giappone era finalista in Mission Free contro l'Italia. Quindi diciamo che la Polonia si è presa la rivincita sul Giappone, perché il Giappone l'aveva spedito in Brasile fuori dalla finale di Nation League, però insomma diciamo che è stata una piccola rivincita. Mentre invece per quello che riguarda il nostro girone, la Turchia non è ancora scesa in campo contro deve ancora giocare contro l'Olanda, quindi si giocherà domani mattina, quindi anche qui vedremo come si presenta la nazionale di Santa Veronica. Di Santa Veronica. Mentre invece per quello che riguarda il girone B, anche qui Brasile e Kenya devono ancora giocare, ma invece hanno giocato Polonia e Giappone con le polacche, come detto, hanno battuto per 3-1 il Giappone. Invece deve ancora iniziare il girone A con le due partite che si giocano lunedì pomeriggio, che sono Stati Uniti Cina e Francia Serbia. Anche qui si ripropone la stessa sfida del maschile. Solo che la Serbia femminile parte con tutt'altre ambizioni rispetto ai maschi. E quindi non so come andrà per la nazionale francese. La vedo un po' dura, a meno che non succeda qualcosa di sorprendente, che può anche starci in questo caso. Per cui adesso vedremo un po' il da farsi, e vedremo un po' come andrà questa spedizione, anche perché sembra che ci sia ancora dell'incertezza, anche perché poi c'è un discorso da fare, è un torneo molto molto greco, perché comunque ci sono 12 squadre, quindi un numero molto ristretto, e dopo i gironi praticamente non ci sono altre formule particolari, no, si va direttamente quarti, semifinali, finali. E quindi insomma diciamo che è una formula molto veloce, è una formula molto molto spinta, ecco. E quindi adesso qualsiasi risultato può cambiare anche tutto, ecco. Quindi adesso aspettiamo come si inizia, ecco, questo torneo olimpico, anche perché, come detto, è già iniziato, però vediamo come si esce dalla fase di eliminazione, dalla fase di torneo, per poi capire come ci piazziamo e come si piazzano le nostre avversarie nella fase di eliminazione. Quindi diciamo,
Ancora il torneo deve iniziare, però il ben comincia a metà dell'opera, si dice. Sì. Beh, per quello, potremmo dire che per quello che riguarda i maschi sicuramente sì. Anche perché il girone non è dei più semplici, è già vincere contro il Brasile già. Aiutano un po' col morale. Già, e non solo il morale, ma anche la classifica, visto che, come detto, per quello che riguarda appunto la nazionale appunto maschile, il fatto comunque di vincere contro una delle, non dico una delle favorite, ma comunque una delle bestie nere che potrebbe rappresentarsi, che è rappresentato il Brasile, beh, direi che questa cosa qui, insomma, per quello che riguarda la nazionale italiana, è stata veramente una bella boccata di ossigeno. Poi staremo a vedere come proseguirà, ecco, il cammino della nazionale maschile. Di certo, tutte e due comunque devono tenere alta la guardia, anche per quello che riguarda la nazionale femminile, sappiamo benissimo che cosa ci ha fatto l'Olanda non più tardi di un anno fa. Esatto. Ecco. Quindi bisogna fare molta, molta attenzione. Non più tardi di un anno fa siamo andati in semifinale europea avendo perso contro la Turchia in una partita che comunque è stata lunghissima, perché comunque non finiva più, finito il tie break, siamo arrivati lunghi, poi alla fine abbiamo trovato l'Olanda e l'Olanda ci ha portato via anche la medaglia di bronzo. Quindi, insomma, sappiamo che sono nazionali, sono delle linee vaganti, quindi io non sottovaluterei nemmeno l'Olanda. Quindi adesso aspetterei, ecco, di vedere come iniziano anche queste nazionali. Un po' anche perché anche la Serbia non avrà un avversario facile, perché iniziano contro la Francia. Quindi, insomma, direi che hanno un po' di pressione, ma come detto le ambizioni sono ben diverse rispetto ai maschi. Non hanno nascosto la volontà e il desiderio di portarsi a casa la medaglia d'oro, però sono è un torneo che è ancora tutto da giocare ed è un torneo abbastanza impegnativo, ecco. Di certo c'è un dato, ecco, questo sì, che la vittoria sul Brasile ci ha fatto fare un bel salto in avanti per quello che riguarda la nazionale maschile nel ranking mondiale, visto che abbiamo superato mi pare proprio i brasiliani che erano secondi in classifica e adesso al momento i secondi siamo qui. Direi che non è assolutamente un risultato da buttare via. Per niente. La nazionale femminile erano prime, rimangono prime, per cui adesso vediamo un po'. Esattamente, quindi vedremo cosa succederà, però è stato già un buonissimo debutto olimpico. Sì. Diciamo buono. Sì. Buonissimo per quello che riguarda i maschi, buono in generale. Non alimentiamo troppo facile entusiasmi, però
Siamo abbastanza sulla buona strada. Poi, sempre per parlare di Olimpiadi, abbiamo non solo i risultati della pallavolo, ma abbiamo anche quelli del beach volley, tra l'altro, perché hanno esordito anche le varie coppie che si sono qualificate per appunto il torneo olimpico, e abbiamo tra le come prima, diciamo, bella soddisfazione la vittoria della coppia Ranieri-Carambola contro gli olandesi Van de Velde e Immers, che si sono arresi anche qui agli italiani con una partita molto 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 tirata al terzo set, quindi praticamente a tie break, perché se andiamo a vedere i parziali, gli italiani vincono il primo set 22-20, gli olandesi rispondono 21-19, quindi sempre vantaggi, e si chiude appunto al tie break con il punteggio di 15-13 per i nostri portacoloni. Beh, insomma, direi che insomma è una buona, è veramente un buon inizio, ecco, per quello che riguarda una delle due coppie, una delle coppie impegnate in alle Olimpiadi. Invece, per quello che riguarda la coppia femminile Gottardi-Menegatti, invece queste qui, le due devono arrendersi anche qui al tie break contro le spagnole Liliana e Paola, che appunto perdono al tie break per 16-14 dopo aver appunto perso il primo set 24-22 e aver vinto il secondo per addirittura 21-9. Insomma, c'è un po' di rammarico, ecco, per questo risultato, però insomma direi che non è andata poi malissimo. Invece la coppia composta da Nicolai e Cottafava incappa in una sconfitta per 2-0 contro i catarioti Armen e Sheriff, che oltretutto erano bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, e appunto perdono i catarioti per 2-7-0. Quindi insomma sono dei risultati un po' in agrodolce, ecco, per quello che riguarda le squadre italiane, ecco. Per cui vediamo un po' come prosegue, ecco, il cammino dei nostri portacolpi, e vediamo un po' come va la situazione, ecco. Anche perché, come detto, parlavamo di appunto ospedali di vario genere e tipo. Beh, c'è l'ospedale brasiliano, anche perché Yo! A
aia, 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 gol, aia, aia. Ecco, aia, 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 ecco. Anche perché... Gulasu fa male, Gulasu fa male. Anche perché si è infortunato anche le altre, i vari. Ecco, quindi insomma direi che... direi che non è un periodo facile, cioè non è un torneo facile per nessuna nazionale. Bebeto un po' di dolore. Bebeto un po' di dolore, povero Bebeto. Bebeto, ricordiamo che è quello che ci ha portato il titolo nel 98, di cui parleremo dopo, perché abbiamo qualcosa di interessante di cui parlare a proposito di Bebeto. E quindi insomma diciamo che anche qui le squadre sono state effettivamente tutte in qualche modo rimaneggiate all'ultimo momento proprio a causa degli infortuni. E quindi vediamo un po' come andrà la situazione. Ecco, da qui alle prossime due settimane in cui speriamo di chiudere anche la rassegna olimpica. Vabbè, appena iniziata un po' di... No, nel senso di chiuderla, di arrivare al giorno della chiusura, ecco. Esatto. Che significa che andiamo a giocarci. Mettiamo le mani avantissimo. Qualcosa, non diciamo niente. Noi andiamo avanti per il nostro tragitto, poi vedremo. Comunque bisogna dire che Velasco e De Giorgi hanno avuto ragione a non portare gli atleti alla cerimonia di apertura, viste le condizioni meteo, ecco. Intanto visto le condizioni meteo, poi visto il clamore che, cioè, anche lì è stata organizzata questa cerimonia di apertura in cui praticamente tutte le compagini erano, diciamo, erano, come si può dire, imbarcate su dei batomouche lungo la Sena. Non so quanti ne avevano di questi batomouche, ma avevano un numero spropositato evidentemente. E quindi si sono portati praticamente tutte le delegazioni. E poi per dire, cioè, sembra una banalità, ma il fatto che Tamberi abbia perso la fede nuziale della Senna, beh, insomma, ti fa capire che anche partecipare alla cerimonia d'apertura, insomma, e comunque può rappresentare comunque un rischio che succeda anche qualcosa di in qualche modo disgradevole, ecco. Per cui insomma, al di là di quello che può essere un utopico pericolo di attentati o che ne so io, ma queste cose qua, no? Come il fatto che perdi un anello o ti succede qualcosa, che magari inciampi durante la marcia, ti fai male, eccetera, cioè, voglio dire, queste cose qua sono dei rischi che comunque vengono valutati. E peraltro le due nazionali italiane di pallavolo non erano le uniche ad aver disertato la cerimonia d'apertura, perché comunque era stato disertato anche da, cioè è stata disertata anche da altri atleti che ovviamente erano impegnati in quei giorni a gareggiare. Però sì, perché per dire c'erano delle compagini che avrebbero avuto la gara il sabato mattina, ecco, la nazionale di pallavolo maschile.
esatto, doveva gareggiare il sabato mattina, doveva andare anche a sobbarcarsi la cerimonia di apertura, ma anche no. Ecco. Però c'erano diversi atleti che avevano delle gare il sabato e quindi non hanno partecipato anche per le sue energie. E quindi è stata una scelta comunque ponderata, tant'è vero che, come detto, non era solo anche la nazionale italiana di pallavolo non ha partecipato. Gioco forza, se dovevano giocare sabato mattina era impossibile che partecipassero alla cerimonia d'apertura, per cui questo è stato un po' cioè, è stata anche una valutazione di rischi, ecco. Di certo comunque la cosa curiosa è che ne avevamo già parlato, ma c'erano ben tre pallavolisti che erano portabandiera delle loro delegazioni, no? E quindi è stato un dato abbastanza curioso e abbastanza interessante da questo punto di vista. Per cui voglio dire, è stato comunque un qualcosa di interessante. Ecco, vediamo un po' cosa. Come proseguirà anche questa. Questa rassegna, ecco, vediamo. In attesa appunto di quelle che sono. Faccia a faccia, nel frattempo utilizziamo il nostro sponsor Tigotà, prodotti cosmetici prodotti per la pulizia. Tigotà, belli, puliti e profumati. Sponsor della Lega Pallavolo Serie A femminile. Rimaniamo sempre in tema. Rimaniamo sempre perennemente in tema. Esatto. Quindi. Quindi dicevamo un po' questo qui. Che è quello che di fatto è un po' successo anche in questi giorni, per cui vediamo un po'. Aspetti che ecco. Dicevamo appunto dei tre portabandiere. Allora, una sapevamo che era Maja Ujenović per la delegazione serba, l'altro era Luciano De Cecco, appunto per la delegazione argentina, è stato abbastanza interessante. E vediamo chi è del terzo. È stato comunque un dato che ha destato un bel po' di interesse. Allora, vediamo un po'. Niente. Appena lo trovo ve lo dico. Anzi, aspetta che forse lo trovo. Allora. Infatti, ma neanche, ecco qua, anche la nazionale femminile brasiliana non ha partecipato alla cerimonia di apertura, per cui ecco, è abbastanza curiosa, ecco, come come situazione, no?
Vediamo se trovo. Il terzo. Il terzo porta bandiera. Ecco. Vediamo un po'. Ecco. Mi ha detto che te pallavolisti, vediamo, ecco, ah ecco qua, c'è una che mi occa, che è a tutta tesa, ecco, e quindi ecco, sarà, diciamo, è stata anche lei la terza. Porta bandiera olimpica per quello che è stata fatta. E poi vedo che qua nell'elenco o in delegazione mi pare che avesse addirittura designato due portabandiera. Perché per dire della per l'Italia appunto Tamberi c'è già il primo, boh, mi chiedo perché ma abbiano fatto questa scelta. E comunque parlavamo di Bebeto, bene, e parliamo anche di Velasco a questo punto, perché per chiudere dopo la parentesi olimpica, parliamo comunque di una parentesi olimpica di qualche anno fa, vado a dire quella del 96, ecco. Visto che è andata in onda sono andati in onda in questa settimana, tra l'altro due docufilm dedicati alla pallavolo, tutti e due ovviamente su Rai Sport, e uno era quello dedicato diciamo al mondo liberale, in cui tra l'altro sono stati intervistati due arbitri internazionali e anzi tre arbitri internazionali, perché c'era veramente anche uno di beach volley e sitting volley e un arbitro di serie, ma soprattutto il documentario diciamo che ha destato più curiosità è stato questo, appunto, legato appunto alla generazione di fenomeni. Appunto, quella famosa squadra che dall'89, perché poi dobbiamo partire da lì per capire un po' la genesi di questa, quello che poi è stato il grande ciclo portato avanti dalla nazionale prima di Velasco e poi di Bebeto, dobbiamo come detto partire da quel campionato europeo che è stato vinto totalmente a sorpresa, anche perché l'Italia non era mai arrivata a un risultato del genere, anche perché non aveva mai colto fino a quel momento nessun tipo di affermazione di quel genere. E quindi effettivamente è stata veramente una grossa sorpresa il fatto di trovarsi
Italia che tra l'altro aveva battuto, adesso non mi ricordo se la Svezia o qualcosa del genere, adesso non ricordo, in casa sua tra l'altro, quindi una finale in cui il palazzetto era praticamente una bolgia, ed è riuscita a strappare appunto il... anche lì una vittoria del tutto insperata, che poi ha dato, come detto, ha fatto da apripista a quello che è stato il l'avvio, ecco, poi di quella che abbiamo conosciuto come la generazione di fenomeni, vale a dire quella che è riuscita praticamente a vincere 3 titoli mondiali consecutivi, con poi vari capovolgimenti e vari mutamenti all'interno di quella squadra, anche perché gli stravolgimenti ce ne sono stati veramente tanti. Ha cambiato pelle, sono cambiati i giocatori, è cambiato l'allenatore, perché poi dal 94 al 98 si è assistito all'uscita di scena di Velasco, che è andato ad allenare le donne, conquistando anche lì un bronzo mondiale, ed è arrivato, un allenatore del quale si sapeva tra virgolette poco o nulla, non si dice del quale si sapeva poco o nulla, eppure anche lui con il suo modo di fare, il suo stile abbastanza particolare, perché è stata raccontata anche la metodologia di allenamento di detto, è la grande differenza rispetto a, per esempio, un Velasco, vale a dire che lui faceva una netta distinzione tra i titolari e le riserve, nel senso che i titolari si allenavano per conto loro, cioè non per conto loro, ma nel momento in cui si giocava, una delle squadre che giocava era composta solo dai titolari, mentre dall'altra parte c'erano le riserve. Tutto questo poi ha portato anche all'episodio curioso dell'esordio di Fratello Giorgi, che è stato raccontato, perché De Giorgi è stato, per così dire, un rimpiazzo, perché hanno dovuto fare i conti con l'infortunio di Fabio Bullo, e quindi Bullo faceva parte della squadra di titolare, si è infortunato a lui. A quel punto qualcuno dovevano far esordire, e questo qualcuno era De Giorgi. L'episodio che si racconta è che quando avviene questo fattaccio, Bebeto si mette le mani nei capelli in attesa, ecco, di quello che invece poi De Giorgi gioca una signora partita, e poi, come detto, nel prosieguo del campionato del mondo, la nazionale appunto di Bebeto riesce a conquistare anche, per certi versi, un insperato 3° titolo mondiale, ed è stata per diversi anni l'unica squadra che è riuscita a conquistare 3 titoli mondiali in fila. Poi record che poi è stato replicato dal Brasile, e che poteva essere replicato dalla Polonia, non più tardi di anni fa poteva essere replicato, invece poi, mentre Ciro Zampino è stato di nuovo l'Italia, che ha conquistato il 4° titolo mondiale, però ecco,
anche qui di fatto è la dimostrazione che comunque c'è stata effettivamente la possibilità di aprire i cicli. E quindi insomma ci sono ci sono stati degli aneddoti e ci sono stati degli spunti abbastanza interessanti, ecco, su cui si potrebbe aprire delle riflessioni abbastanza lunghe anche. Ve ne lascio solo una, ecco, quando a Velasco è stato chiesto, o comunque di fatto è stato chiesto il perché ha escluso Lucchetta dal gruppo della Nazionale, che è poi, diciamo, uno dei tormentoni che hanno agitato un po' l'estate azzurra, cioè il clima della Nazionale, con appunto poi c'era stata anche una bella polemica da parte dello stesso Lucchetta, in modo anche abbastanza esplicito, sulla sua esclusione, perché ancora non si era capito il perché Velasco avesse deciso di allontanarlo dal giro della Nazionale. Ebbene, lui è stato abbastanza caustico in questa imprevista, perché ha detto senza mezzi termini, io so benissimo perché l'ho fatto e non ritengo di dover dare spiegazioni. Tutto. Questo è uno di quei misteri che ci si porterà dietro finché ne avremo di che parlare. Velasco non dirà mai, perché in quel periodo che faceva riferimento, diciamo, a prima del mondiale del 94, più o meno, aveva deciso di tagliare dal gruppo Lucchetta. Tra l'altro Lucchetta era il capitano della Nazionale. E lui chiaramente, senza mezzi termini, ha detto che non lo dirà mai. Lui lo sa, ma non lo dice. E quindi potremo indagare quanto vogliamo, e il buon Lucchetta mi sa che si metterà la prima in faccia a un certo punto, come credo che l'abbia fatto. Qui probabilmente potremmo fare tutte le cose in questo momento, ma la verità non la sapremo mai. Per cui, insomma, questo è stato un documentario, un docufilm abbastanza interessante. Qui appunto ci sono le percorse, queste tappe, tra l'altro andando anche a chiamare due testimoni d'eccezione, perché si parlava di, ovviamente si parlava di nazionale italiana, ma non si può non ricordare De Spain, il mitico schiacciatore opposto cubano, che insomma anche quando si trovava di fronte alla nazionale italiana ne faceva spaccelli all'epoca, e lui aveva una caratteristica che poi se ne è parlato nel video: lui urlava in campo, lui per farsi capire urlava all'indirizzo dei compagni di squadra, no? Per dare le indicazioni, per... E questa cosa qui poi, diciamo, la nazionale cubana era tenuta perché c'era lui, soprattutto.
perché aveva una presenza scenica molto, molto accentuata. Diciamo che poi questo ha contribuito in un poco alla crescita anche di quelli che poi sono stati i nostri ragazzi. Poi è stato intervistato Bas van de Goor, che è stato quello che ci ha, tra virgolette, portato via l'oro olimpico ad Atlanta. Lasciamo stare, va. Vabbè. Vabbè, che poi va bene, de Goor in Italia è... era conosciutissimo, visto che ha giocato a Modena, era uno degli archieri di Modena, poi ha giocato a Treviso, insomma, diciamo che in Italia lo conoscevamo bene. E quindi, insomma, diciamo che mi è uscito un bel ritratto, un bel documentario su quei 9 anni, di fatto, perché sono stati 9 anni, perché si è partiti dall'Europeo dell'89, si è arrivati al Mondiale del 98. E poi anche lì uno dei misteri è stato anche il perché a un certo punto Velasco ha deciso di gettare la spugna e di andarsene, anche perché era diventato per certi versi anche una presenza scenica molto importante, ecco, in quel frattempo, ecco, per poco di lui è. Lui è andato, ha deciso di cambiare, diciamo, obiettivo, si è preso la nazionale femminile e anche lì l'ha portata al Polo Mondiale. Insomma, direi che anche con le donne aveva già cominciato a saperci fare qualcosa, i risultati poi l'hanno dimostrato e anche adesso lo stanno dimostrando, perché insomma quello che sta combinando adesso con la nazionale femminile è un po' sotto gli occhi di tutti. Eh sì. Mica bazzeccole, mica briciole. Se poi consideriamo che anche altri allenatori, per esempio, ieri parlavamo di Bernardino, della nazionale brasiliana. Non ne parlavo io perché mi è molto simpatico Bernardino. Bernardino ha anche allenato le donne nella sua carriera, oltre che gli uomini. Quindi, insomma, diciamo che sono degli ambienti abbastanza intercambiabili, ecco. Diciamo che sì, è ovvio, è un altro, se devi affrontare appunto una squadra di donne, è un altro discorso rispetto ad affrontare una squadra di uomini. Però diciamo che se uno sa gestire tutti questi, entrambe le tipologie di gruppo, beh, lo abbiamo anche visto con, per esempio con Marco Bonitta, CT della nazionale campione del mondo del 2002 delle donne, è passato poi ad allenare gli uomini. Quindi direi che anche qui lo scambio di esperienze e quant'altro è stato effettivamente utile. E poi anche lì un accenno si è fatto al famoso mondiale brasiliano. E alla famosa semifinale del Maracanazinho. Dove c'era Giginho sugli spalti?
C'era Sisino sugli spalti, beh, anche lì c'era il famoso mistero di cui tanto si è parlato dell'ultimo punto. Perché Toffoli a un certo punto, quasi distinto, ha deciso di cambiare il gioco e ha servito in modo del tutto temerario, ha servito il pallone alla Lucchetta che poi l'ha trasformato in punto. Però si è preso un rischio mica da ridere a dare quel pallone. Quindi insomma, ci sono tanti episodi e tante circostanze, ecco. Metteteci le mani perché ne vale la pena, così come anche dell'altro, come detto, docufilm che è stato realizzato sul mondo arbitrale, anche quello è stato è abbastanza interessante, io l'ho visto. E come detto, mi è parso particolarmente interessante anche per capire cosa c'è dietro anche un mondo come quello arbitrale. Perché, come detto, gli arbitri sappiamo benissimo che non sono professionisti. E quindi ci sono anche delle storie dietro a ogni arbitro e ognuno ha la sua. Dopodiché però quando vanno in campo c'è tutta la questione legata a tutto, praticamente all'arrivo al campo, poi tutte le varie formalità della gara, poi appunto la gestione della partita, il post partita e quant'altro. Direi che ci sono stati degli aspetti anche abbastanza per non dire molto interessanti. Senza dimenticare l'ultimo di questi intervistati, che tra l'altro fa sia l'arbitro internazionale di beach volley che l'arbitro di sitting volley, quindi praticamente si è aperto, diciamo, a tutte le prospettive possibili e immaginabili, anche perché prima di diventare arbitro di beach volley devi essere arbitro di pallavolo indoor. Quindi insomma praticamente ha fatto tutto il percorso e quindi insomma direi che è stato abbastanza interessante. Sì. Quindi vi invitiamo a recuperare questi documentari perché comunque sì. Beh, sono disponibili su RaiPlay, esatto. Però ce ne sarebbe, a proposito di partenza della generazione di fenomeni, ce n'è uno su cui sto tentando di mettere le mani, che parla appunto delle origini della generazione di fenomeni, no? Vale a dire un documentario che è intitolato Il Grande Slam, che parla dei successi di quello che veniva definito il grande slam della Maxicono Parma, che è stata poi la squadra che ha fornito insieme a Modena gran parte dei giocatori che poi hanno formato appunto la nazionale italiana di quegli anni. E lì effettivamente la Maxicono Parma aveva
aveva praticamente sbancato i risultati, praticamente aveva preso praticamente tutto, quindi campionati, Champions League e quant'altro. Tra l'altro con una squadra di Giorgio che era nettamente italiana. Tra l'altro, se non vado errando, c'era anche un giovanissimo all'epoca, Giampaolo Montani in panchina. Quindi direi che non era male. E quelle due squadre lì, come detto, hanno formato poi l'ossatura di quella nazionale, anche perché poi non dimentichiamoci che negli anni 84-85 super giù lì, Modena, quando vince lo scudetto allenato da Velasco, all'epoca aveva tutti i giocatori italiani, e quindi da qui capisci che da dove arriva anche quella generazione che ha vinto appunto sia il mondiale che il europeo. Gli è mancato il titolo olimpico, quello che hanno fatto comunque un certo nella storia. Come detto, sto tentando di mettere le mani anche su quel documento, vediamo se riesco a recuperare in qualche modo. È andato in onda 2 anni fa sulla Rai. Quindi cercheremo di recuperarlo e magari ne parleremo durante le prossime puntate di Volete. E qui vediamo un po'. Tra l'altro, ecco qua, aspettiamo un po', questa volta per parlare sempre di discorsi legati alle nazionali, in questo caso riguardano però le nazionali giovanili. Perché abbiamo anche questo. Allora, domenica, quindi oggi, si è svolto un test match per quello che riguarda la nazionale Andre 20 contro l'imparietà con l'imparietà della Spagna, di cui adesso non ignoro il risultato, per cui vediamo un po' qui. Comunque, ecco, sono tutti test match anche in vista di quelli che sono gli impegni internazionali, perché tra l'altro non dimentichiamoci che anche per quello che riguarda la nazionale Under 17 maschile, oltre che per quella femminile, adesso è tempo di campionati del mondo. Ecco, visto che, ecco qua, come detto, adesso c'è, per quello si parlava di questa amichevole, perché comunque tutti questi giocatori comunque stanno lavorando anche per quello che riguarda il campionato del
no, il campionato europeo. Okay. In Under 20 giocherà i campionati europei, che si svolgeranno dal 26 agosto al 7 di settembre. Quindi, insomma, adesso vediamo come andranno. Ecco, questo è per quello che riguarda la nazionale Under 20 maschile, mentre l'Under 17, come detto, si giocherà il campionato del mondo. Allo stesso modo, tra l'altro, delle ragazze che sono già ai nastri di partenza per quello che riguarda il campionato del mondo, che dovrebbe iniziare dopo la seconda metà di questo mese in Perù. Ecco, questo è un po' il quadro per quello che riguarda le nazionali giovanili, come detto, con il fatto che queste squadre in questo momento stanno pensando, cioè si stanno puntando ai campionati del mondo o ai campionati europei. Ecco. Per rimanere invece in tema di nazionali, ci spostiamo in Polonia per dare la notizia che entrambi i commissari tecnici, quindi sia Vladimir Gromic che Stefano Lavarini, sono stati confermati commissari tecnici fino almeno al 2028. E quindi, come detto, faranno un considerabile percorso da qui fino appunto alle Olimpiadi di Los Angeles, tra 4 anni, e confermati da quelli che sono stati appunto i risultati che hanno portato a casa sin qui, per esempio per quello che riguarda la nazionale femminile, l'ultimo in ordine di tempo è il podio conquistato alla VNL del 2024, quella appunto vinto dall'Italia. Ecco, questo è un po' per quello che riguarda l'ambiente legato alle nazionali. Rieccolo. Infatti l'aspettavo, sa? Perché... Di cosa vuole parlare adesso? Com'è? Di cosa vuole parlare adesso? Di cosa stiamo parlando? Abbiamo chiuso la parentesi delle nazionali. Ed è arrivato il momento che piace a lei. Ah, ok, pardon. Perché le nazionali giovanili giustamente hanno fatto le loro manifestazioni. Quindi, signori, questo momento vi è offerto da... Raga, in uno dei miei ultimi video ho scoperto che esistono persone là fuori che non sono mai state da Tigotà. Quindi oggi vi ci porto io. Andiamo a vedere insieme qualcosina che secondo me vale la pena di provare. Innanzitutto da Tigotà troverete maschere per il viso di tutti i tipi, anche maschere labbra e maschere per i piedi. Troverete anche un sacco di prodotti per la cura del corpo, come questi scrub di tutti i tipi di Green Ink. Della stessa linea troviamo anche dei trattamenti specifici, come questo qua per i glutei, per l'addome e anche questo che invece è rimodellante. Questo è un olio di mandorle puro e questa è una crema al burro di karité. Ovviamente ci sono tantissimi prodotti per i capelli, veramente ci si perde. E salutiamo il mio shampoo e la mia maschera. Qui faccio anche vedere tutta la collezione di Adorn, ve ne ho già parlato. E qui troviamo un sacco di mini size veramente utilissime per i viaggi. Su questo Tigotà li batte tutti perché ha mini size di tutti i tipi.
qui vi faccio vedere un altro angolo di paradiso, ovvero burro cacao a inoltranza. I Blistex me l'avete consigliati voi la volta scorsa e prossimamente li proverò. Qui ovviamente stand di Essence vuoto, neanche ve ne parlo. E qua un sacco di pochettine a metà prezzo veramente stupende, ci ho anche fatto un video. Spero che questo giretto vi sia piaciuto, un bacio! Mettetevi le maschere dove volete. E beh, giustamente. Dove, maschere di tutti i tipi, anche, vabbè. Ma perché abbiamo messo questa pubblicità? Perché è il momento amato da sottoscritto e da grandi e piccini, ovvero sia il momento delle bombe di Christian. Vabbè, ci sono poche bombe stavolta, ma... Vabbè, siamo in pieno periodo olimpico, però quantomeno ci sono. Sì, sì, c'è qualcosa. Mi scusi, mi ha detto il momento che piace a lei. Appunto. Ci sono due momenti, le bombe o la Serie A3? La Serie A3 in questo momento è in vacanza. Aio! Appunto, aio! E quindi andiamo con le bombe. Beh, a proposito di bomba, c'è una bomba che è arrivata... nel corso della settimana, perché e questa ve la vado a tirare fuori subito, perché Milano ha messo a segno un altro colpo ha messo a segno un altro colpo per quello che riguarda la stagione 2024-2025. Indovinate un po' chi si è andata ad aggiudicare? Dica! Elena Pietrini! Minchia! Minchia! Se l'è portata via dalla Russia! Ritorna sul suolo italiano! Già! E quindi insomma direi che anche qui, per quello che riguarda la nazionale, cioè, sì, la squadra allenata dalla Varini, direi che adesso sta veramente... ha completato, diciamo, il roster in modo anche abbastanza robusto, visto che, come detto, è arrivato Danesi, adesso è arrivato Pietrini, ci sono le altre nazionali che non nominiamo nemmeno perché c'è un elenco smisurato, ecco, di giocatrici che fanno parte del roster della nazionale. Quindi insomma direi che è una forte tinta tricolore in Milano per quello che riguarda la prossima stagione, e questo chiaramente a Velasco non può che fare piacere, visto che praticamente può attingere a piene mani da questo osservatorio, perché di altro non può che trattarsi, ecco, perché, come detto, adesso effettivamente la pattuglia azzurra per quello che riguarda Milano si è ingrossata in un poco. Ecco, diciamo che poi questo consente anche di, insomma, anche di avere un controllo, possiamo definirlo così, delle giocatrici italiane un po' più comodo, ecco, perché comunque se fosse rimasta in Russia avrebbe dovuto andare in significati in Russia, ecco, questo è un po' il concetto. Invece, insomma, diciamo che è una notizia che anche questa, per quello che riguarda Milano, sicuramente, comunque, che dir si voglia, è comunque stata una notizia decisamente importante. Per quello che riguarda la nazionale italiana, anche, comunque,
fa tornare in Italia una giocatrice che ha il suo prestigio. E comunque la volontà per quello che riguarda anche la prossima stagione. E quindi questa diciamo che è la grossa bomba di mercato che abbiamo avuto per quello che riguarda questa settimana. Ovvio, le bombe, i colpi di mercato non sono certamente finiti qui. Diciamo che ce ne è, questa volta ce ne è abbastanza pochi. Ce n'è abbastanza pochi, però ce n'è uno abbastanza curioso, vale a dire il fatto che Marco Musso è sbarcato in Romania sulla panchina dell'Alba Blaj, che appunto è riuscito a portarsi a portare il suo interesse, l'interessamento per lui dalla Romania, dopo essere stato tra l'altro anche uno degli assistenti allenatori del CT che ha vinto il titolo europeo Under 22. E quindi Marco Meccarelli, ecco, tanto per fare nomi e cognomi. E quindi diciamo che anche per lui, dopo anche le vicende che hanno coinvolto Casalmaggiore, non tanto le vicende che hanno coinvolto Casalmaggiore, ma il fatto che anche la stagione scorsa sia stato allontanato da Busso per fare spazio a Velasco, e tutto quello che ne è conseguito, questa cosa vi fa problemi in pista, e mette in pista comunque uno dei migliori allenatori italiani, non fosse altro per quello che dicevamo prima, che facendo da assistente a Meccarelli sono riusciti ad arrivare al titolo anno 22. Mentre invece, ecco, andiamo a vedere un po' se troviamo qualcosa di interessante. Non mi pare che non esistano grosse notizie di mercato. Vabbè, a parte questa non è una notizia di mercato. Vale a dire che Piacenza al maschile giocherà il 30 agosto anche la prima amichevole di fatto contro il Powerball di Milano. Quindi insomma, poi appunto ci saranno una serie di allenamenti congiunti tra cui tra le varie cose ci sarà Modena, poi ci sarà Trento, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, ecco. Ecco qua, poi ce l'andiamo là come sempre. Sempre salutiamo il buon Sassetti e il suo nightclub. Esattamente. Ecco. Tra l'altro notizia curiosa, l'Under 18 femminile è tornata in palestra dopo aver già giocato e aver conquistato la medaglia di bronzo al campionato europeo. Quindi, insomma, direi che
non si fanno mancare il lavoro. Ecco qua, invece poi c'è stata un'altra notizia che insomma ha riguardato un po' l'ambiente, diciamo, della pallavolo femminile, perché non dimentichiamoci che è stato presentato il campionato di Serie 1, oltre che quello di Serie 2, ed è stato presentato in quelli Turmaier, dove luogo dove si giocherà anche un quadrangolare che vedrà opposte Conegliano, Milano, Stalvici e Novara. Quindi le prime quattro compagini del campionato. E tra le varie cose, come ho detto, questo di fatto sarà l'anteprima di quello che è il campionato che, come detto, è stato presentato appunto nella cornice valdostana. E abbiamo da subito queste, appunto, il calendario della prima giornata che inizierà il weekend tra il 5 e il 6 ottobre. Si partirà appunto il 5 con Scandicci contro Cuneo, e poi la prima giornata vedrà Pinerolo Milano, Conegliano contro Busto Arsizio, il derby piemontese tra Chieri e Novara, guarda un po', quindi si parte subito con il botto. Poi ci sarà Firenze contro Valdeforia, Perugia contro Bergamo, contro Mosso Perugia, e Roma contro Talmassone. Una bella giornata con sfide tra neopromosse, insomma, saremo tutti curiosi di andare. A vedere, ecco, per quello che riguarda, come detto, l'inizio del campionato di Serie 1 femminile. Poi sono stati presentati, è stato presentato anche il calendario della Serie 2 femminile con le suddivisioni di due gironi. Anche qui, di fatto, si partirà praticamente nelle stesse date. Mentre invece non è una, anche qui una notizia di mercato, ma è una notizia che riguarda la dirigenza, diciamo, della pallavolo europea, vale a dire la CEN, con Renato Arena che si è candidato alla presidenza della Confederazione Europea. Quindi, insomma, adesso vediamo come si svilupperanno, come andranno queste elezioni. Arena è stato anche sponsor, la sua nomination è stata anche galleggiata dalla FIFA. Vediamo come andrà. Come andranno queste elezioni? Ecco. Poi, vabbè, sono stati stilati anche i calendari di Serie B, ma l'elenco sarebbe effettivamente troppo lungo per parlarne. Mm. Ecco. E quindi ecco, visto la parentesi degli Rub è stata più breve del previsto. Infatti fa stranissimo tutto ciò. Com'è? Fa stranissimo tutto ciò. Sì, fa molto strano. Non ci sono movimenti di mercato. Beh, d'altronde. Vabbè.
le rose di fatto sono già state presentate tutte, più o meno. E tutti gli occhi sono verso Parigi, ecco. Beh, certo. Quindi... inevitabilmente. Esattamente. Christian, hai altro da proporci? No, al momento no. E allora, signori, direi di chiudere qua ricordando i nostri prossimi appuntamenti. Settimana interamente dedicata alle Olimpiadi, magari faremo qualche capatina con le partite della nazionale sia maschile che femminile per quanto riguarda il volley. Avremo un'eccezione giovedì sera con il wrestling, le botte da Orbi, parliamo dei pronostici di SummerSlam, e poi domenica parleremo sempre di Olimpiadi, ma in mezzo ci sarà la MotoGP, la MotoGP! E a proposito di questa settimana, non perdete l'appuntamento con Parco Chiuso, perché è successo di tutto al contrario di tutto, ecco. Ma guarda un po', esatto. A proposito di Formula 1, ecco, è successo veramente di tutto. Questa bella vicenda delle macchine sottopeso, vabbè, andiamo avanti. Sì, gli ingegneri che sbagliano i calcoli, vabbè. Esattamente. Quindi, signori, seguiteci sui nostri social, Facebook, Twitter, Instagram, sul canale YouTube della Chiesa Vressi, sul canale Viola di The Click Official, sul canale YouTube di The Click, oltre naturalmente i canali YouTube, Viola e Facebook, di Open Wrestling TV. Detto questo, sei Tune, sei Chiesa del Wrestling, sei Open Wrestling TV, sei Click, ma soprattutto io ero Cassa e con me c'è stato Shiro Takigawa, a.k.a. Yuji Ida al contrario, a.k.a. il cordiale gufo, a.k.a. il dottor aggiusta tutto, artigiano della qualità, facchino di whylivery.com, impiegato del mese di Tigotà. Tigotà, ricordiamo, prodotti cosmetici e prodotti per la pulizia. Tigotà, belli puliti e profumati. Sponsor della Lega Pallavolo, Serie A femminile. Esattamente, nonché diciamo allenatore supremo del volley italiano. Lei mi dà titoli che non ho. Abbiamo le prove, ripetiamo ancora una volta. Lei ha le prove. Sì, le porteremo nelle prossime puntate. Il dottor Cristian Buttazzoni. A forum le portiamo. Così lei mi risponde che io non sono Giuseppe Altafini, io le dico, lei invece è l'allenatore supremo del volley italiano. Certo, sì, certo. Va bene. Ok. Lei ha dei piccioni viaggiatori che le portano delle notizie sbagliate. E sono impegnati con le notifiche per PEC, scusi. Sì, appunto, ma sbagliano anche quella ancora un po'. Ah, addirittura. Vabbè, non lo so. Lei sia molto attento, che potrebbe esserci. Che i miei piccioni viaggiatori sono molto rancorosi, quindi attenzione. Addirittura. Esattamente. Conoscono gli indirizzi di PEC dell'intera galassia, lo so già. Aio. Aio. E a proposito di aio, direi di andare con i nostri mantra. Allora. C'è il fallo, c'è il canestro, ce n'è per tre. Ecco. Spiazze. Fallo Olimpia Milano che si trasforma in Virtus Fallo Bologna per la gioia dell'uomo della sedia. Esatto. Fino alla fine, forza Vunere. Mm-hmm. Fortitudo dominante, fortitudo la nostra gloria sulle strade di Bologna alla Soria. Virtus, tieniti pronta a capire, la fortitudo è qui per dominare. C'è solo la F. Vedremo la prossima stagione. Ecco. Chi lo fa? Sicuramente l'importante è stare lontano da Trapani. Visto che certo. Poi hashtag caprone, hashtag gufo time, hashtag preghiamo. Sì, soprattutto quello. Che non piova. Esatto. Poi salutiamo la nostra Alessandra che ci ha fatto compagnia durante Italia-Brasile. Che è la nostra mucciaccia, la vedremo forse a matrimonio a prima vista, forse a primo appuntamento, ma sicuramente 7 febbraio 2017. Dove lei porterà le prove, so già. Quelle le porta l'uomo della sedia. Ecco. No, le prove di quello che dicevamo prima. Ah, sì, ok.
lei porterà le prove lì. Sì, porterò le prove fisiche. Sì, certo. Solo che viene una persona e dice tutto. Com'è? Solo che viene una persona e dice tutto. Non ho capito. Prove fisiche, nel senso, viene una persona e dice tutto. Sì, sì, sì. Ecco, diventa la persona in questione. E chi è la persona in questione? Abbo, vedremo da fare. Abbonatovi, ecco. Bravo, abbonatovi. Esatto. Se non volete scoprire, abbonatevi. Al nostro sì, canale. Sì, abbonatovi. Ecco. Abbonatovi. No, abbonatelo, tanto va bene comunque. E ci sono tante cose scontate nella vita, la morte, le tasse, il caso Velasco, la fai dai Gonu Mazzanti e Conegliano che alza un trofeo. Esatto, esatto. E l'Andrea Moda l'ha dimenticata. Ma l'Andrea Moda ormai è oramai è oltre il cielo l'Andrea Moda. Nel senso che i pezzi sono stati già triturati nella discarica. No, quella è la cosa più certa nella vita che c'è. La morte, le tasse, l'Andrea Moda. E poi c'è Andrea Moda. Appunto, alla fine di tutto. Poi, red flag. Ecco. Ok. Abbonatovi! Ecco, appunto. Qui. Okay. La guerra più totale è Virtus contro l'Olimpia. Mm-hmm. Poi vabbè, rete Glory Educational, Radio Cazzi Nostri che si trasforma in Radio Cazzi Nostri, la prova del cuoco. Sì, sì, esatto. Poi direi di fare un applauso per la nostra generazione di fenomeni. Esatto. Ecco qui. Esatto. Poi la fiera dell'ES per due soldi, un topolino mio padre comprò. Come ho detto prima, Radio Cazzi Nostri, la prova del cuoco. Oggi il menù gastronomico portava due pezzi di melone. Due che? Due pezzi di melone. Ah beh, buono. Poi la fiera dell'ES per due soldi un topolino mio padre comprò. Certo. E ora che siete in vacanza non vi facciamo un'interrogazione, perché siete tutti in vacanza tra universitari... scolaresche varie, però ricordiamo che Nico Rosberg ha vinto il Gran Premio di Spagna nel 2015, Antonio Giovinazzi ha vinto la 24 ore di Le Mans 2023, c'è stato anche il buon Antonio Fuoco che ha vinto la 24 ore di Le Mans 2024. Tanti Antonio che vincono a Le Mans. Con la Ferrari, tutti e due. Esatto. Poi vi ricordo di iscrivervi, di attivare la campanellina e di abbonatovi, perché in omaggio avrete uno sconto per il nightclub di Andrea Sassetti. Ecco, sì. Che quello lì rimane. Un fallo per l'Olimpia Milano, ma soprattutto un saluto in petrodollari dal cugino arabo di Aldo Bruno, ovvero sia Aldane Brunelli. Assalamu alaikum. Ecco. Esatto. Vogliamo che Pino il gatto filippino, Mimosa la gatta della quecetosa, Gigiño, il gatto di Maracanazinho, sono le nostre religioni. Che non sappiamo qual è Gigiño ancora. Secondo te lo scopriremo un giorno? Sì, non lo so. Vedremo. Si materializzerà prima o poi. Esatto. Poi, vabbè, la Serie A3 è il campionato più importante di tutta la galassia. Aio! Io, esatto. Le bombe di Christian Yishkup! Sì, sì, sì. Ricordiamo la fila dell'ES per due soldi, un topolino mio padre comprò. E vuole clic un programma sponsorizzato da FIPAV. Viva la FIPAV! Beh, è solo la FIPAV, ricordiamo. Com'è? È solo la FIPAV. Sì, c'è solo la FIFA. Ma c'è solo la F di FIFA. Bravo! Quindi, giusto per concludere il cerchio, da questo punto di vista... Beh, a proposito di questa simpatica polemica, no? Che noi teniamo tanto in giro...
Boni, Petrucci, Gravina e compagnia bella. Rodi, Petrucci, Gravina! ma c'è un precedente. A proposito di FIPAV, perché c'è stata qualche mese, qualche tempo fa, una bella, interessante intervista a Dino Meritin, colonna del basket italiano, insomma, specie di istituzione che si è scagliata praticamente contro il mondo della pallavolo. Ma cosa vuole Meneghin? Vabbè, lasciamo stare. Esatto, bravo. Cosa vuole Meneghin? Cosa cerca? Vabbè. Dice che cerca giocatori, diciamo così, lunghi, perché ormai i playmaker non esistono più. E ha dato la colpa alla pallavolo, perché ormai i fisici di un certo tipo si riportano via la pallavolo, diventano centrali, guarda un po', ecco. Cioè che la pallavolo ruba i giovani al basket. Esatto, capito che simpatico concetto. Sì, pure le ipotesi complottiste. A Meneghin, ma... So zitto, se no mi becco la denuncia. Boh. No, però l'aveva detto, è stata un'intervista abbastanza pepata da questo punto di vista. Meneghin potrebbe anche fumare di meno da questo punto di vista. No, dai! E beh. Con tutto il rispetto, cioè... Se... Ecco, qui forse l'ho letta, aspetta. Intervista del 2 novembre 2023. La pallavolo rispetto ai miei tempi ci porta via alcuni fisici che altrimenti sarebbero stati indirizzati al basket. Ecco. Bene. Sì, sì. Ma è vero. Vabbè. Cioè, di fatto poi... d'altronde non potrebbe essere diversamente. Non è colpa nostra se vogliono fare uno sport vincente. Com'è? Non è colpa nostra se vogliono fare uno sport vincente. Appunto, bravo, questa è la risposta. Esatto, è stato un bene, perché così abbiamo allungato i nostri mantra, anche perché arriva il momento delle malattie, quindi oi. Wildlivery.com, vino, cerveza, si bevida a domicilio, ora entrega 30 minuti a temperatura di là, direttamente al produttore, para che orre di nero. Ricordiamo, fa liga, ma fa gai, le, lo, lago, la Tatu Galuega, che vuol dire iscrivetevi, attivate la campanellina, supportate il nostro lavoro in samoano. Ecco. Ma adesso c'è di peggio, signori. E arrivano le malattie, quelle pesanti. Wildlivery.com, Annavid, Walbirat, Walbashrubat, Tasil, Ila, Manzili, Kala, Alfar. Che non è Angelino Alfano. Vita Latina, da Kikatane, Indarajat, Awat. Che non è la catarata. Al mitaliat, muva shalatan, min al montage, atta, tata makan, min. Alto fir! Go! Gulasso, gulasso, amici sportivi! Romario, Bebeto che ha vinto con l'Italia del volley nel 98. Jorginho, Ronaldinho, Ronaldo, Wildlivery.com. Non è José Altafini, i suoi piccioni viaggiatori ne incorporano male. Ma tanto c'ho le prove. Sì, certo. So già quali prove mi tira fuori, vediamo. Vado a vedere il video e ci sono. Non sono pazzo, finitela, non sono pazzo. No. Non arrestatemi. Giusto un po', giusto. Ma non lo restiamo mica se è pazzo. Scusi, sa, i pazzi mica si arrestano. Vi prego. Vabbè. Quindi lei vuole farsi arrestare per dire che non è pazzo. Ho già capito. Processo per direttissima e poi carcere. Dopo sì, così, appunto. Ecco. Come minacciò Mosca quando gli fecero sì. Uno scherzo telefonico. No. È stato processato per direttissima. Esatto.
subito, 5 minuti dopo. Lo so. È il bello del nostro programma. Però siamo per chiudere. Sì, appunto. Esatto. Però siamo per chiudere, quindi soprattutto quando dovete andare a dormire, dovete stare molto, ma molto, molto attenti. A chi vi trovate sotto le coperte o dietro la porta delle camere, perché potrebbe avere un bastone dietro la schiena, ricordatevelo sempre. Che quando si va a dormire non è solo il momento del sonno, per cui buonanotte e buone botte. E quindi, signori, state attenti, perché ok, la buonanotte di Parigi, ma attenzione alle buone botte, tipo le schiacciate di Paolo e Gonu. Esatto. E quindi, signori, grazie a tutti per averci seguito. Noi con Volley Click ci vediamo settimana prossima, naturalmente sempre con vari aggiornamenti riguardanti le Olimpiadi. E quindi Kassa, Shiro Takigawa, Striscia la Notizia. Aio! Signore, se comunque di stare con tutti e due i gruppi, perché adesso è importante seguire anche i ragazzi che poi arriveranno probabilmente. Grazie FF. Grazie Lucky. Esatto. A few moments later.